iniziativa complementare. Abbiamo in via Verdi 9, nella sede del Passo Possibile, abbiamo fatto una organizzazione degli uffici amministrativi e della parte della comunicazione. Qui abbiamo fatto nel cortile di Palazzo Di Paola una sorta di agorà per ricevere le persone, confrontarci, sarà aperto la sera, quindi sarà un momento veramente aggregativo ed importante per la nostra città. Poi lanceremo anche ulteriori iniziative sul territorio, perché così come siamo attenti al centro storico, siamo attenti anche alle realtà di prossimità, e darò l'elenco proprio delle iniziative da qui al 10 di giugno. Assolutamente, noi abbiamo questo come elemento portante, non abbiamo esigenze di parte, ormai è evidente, abbiamo la volontà di provare a cimentarci sui problemi della città senza distrazione, quindi vogliamo ascoltarli, ma in realtà li conosciamo perché siamo da tempo impegnati in tal senso, vorremmo semplicemente raccogliere quello che di buono abbiamo fatto, e credo che al di là di alcune bizzarrie delle sondaggistiche, io credo che la risposta della città ci sia, perché la sto percependo come l'ho percepita in altre occasioni dove ho avuto dei risultati, dove l'Aquila mi ha premiato per quello che ho saputo portare l'attenzione alla stessa. Quindi sensazioni positive quelle che arrivano anche dalle persone che si stanno avvicinando al comitato? Sì, io devo dire, guardate, ma le sensazioni sono un po' trasversali, perché sia dagli altri soggetti impegnati nella campagna elettorale su altri fronti politici, e ognuno mi dice: guarda, io incontro persone che 3 o 4 su 10 prediligono te come sindaco. Adesso non so quello che accadrà, francamente questo è un sentito dire, poi il risultato reale si vedrà il 12, e questo vale anche su ipotesi a pagamento di esperienze sondaggistiche. Oggi dirò qualcosa su questo, perché infatti, è molto interessante, farò un'analisi. Io il sondaggio lo commissiono alle persone che sono candidate con me e lo percepisco io. Io ho sensazioni simili alle primarie e alle regionali, cosa che non avevo chiaramente al ballottaggio di 5 anni fa. Quindi ho delle buone sensazioni, bisogna rimanere con i piedi per terra, non ci si deve illudere, ma alcune percezioni sono il viatico per lavorare bene e per potercela giocare fino in fondo. Io su questo ho veramente una certezza. Poi vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni.